Zanzare, quando i virus mettono le ali. Piccole molestie rendono le nostre notti spesso insonni, ma i guai che procurano le zanzare non si esauriscono qui. Come spiega il dottor Fabrizio Montarsi, biologo dirigente del laboratorio di parassitologia, micologia e entomologia sanitaria dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, le zanzare rappresentano un veicolo per numerose malattie, anche gravi. Vediamo quali sono e come difenderci. Buongiorno a tutti, sono Fabrizio Montarsi, biologo e dirigente del laboratorio di parassitologia, micologia e entomologia sanitaria dell'Istituto Profilattico Sperimentale delle Venezie e mi occupo specificatamente di vettori, ovvero di quegli artropodi che possono trasmettere malattie all'uomo o agli animali. Allora, in Italia abbiamo circa una 65 specie, più o meno il numero può variare nel tempo, di zanzare. E fra queste, quelle veramente pericolose, cioè che appunto possono trasmettere dei patogeni all'uomo o agli animali, sono meno di una decina. E tra queste ricordiamo la zanzara comune, cioè la Culex pipiens, e la zanzara tigre, che appunto è una specie che di origine non italiana, ma è stata importata e quindi è una di quelle cosiddette specie invasive. Allora, le zanzare invasive sono delle specie di zanzare che appunto non appartengono alla fauna italiana delle zanzare, ma sono delle specie esotiche che sono state introdotte in Italia tramite vari mezzi. Diciamo il più comune è tramite il commercio o lo spostamento di merci, di piante, di pneumatici, che ha portato appunto queste zanzare, che di solito hanno un'origine del sud-est asiatico, ad entrare appunto nel territorio italiano e, se trovano appunto le condizioni ideali, sono in grado di adattarsi e quindi poi di stabilirsi nel nostro territorio. Fra queste ricordiamo, oltre alla zanzara tigre arrivata ormai negli anni 90, più recentemente l'arrivo di altre due specie invasive esotiche, che sono la zanzara coreana arrivata nel 2011 e la zanzara giapponese arrivata nel 2015. Tutte queste specie ormai presenti nel territorio italiano, diciamo non le potremo più eliminare, in tutta l'area del nord Italia. Allora, il ruolo del cittadino è molto importante, perché ricordiamo una cosa, le zanzare per svilupparsi hanno bisogno di acqua, perché depongono le uova nell'acqua e qui poi si sviluppano le larve delle zanzare. Molti di questi appunto focolai larvali, ovvero queste raccolte di acqua, si trovano proprio nelle proprietà private, quindi a casa dei cittadini, che magari inconsapevolmente possono avere in casa delle raccolte d'acqua depositate, che sono appunto degli ottimi siti di sviluppo per le larve delle zanzare. Quindi il cittadino può combattere in prima persona le zanzare semplicemente evitando la presenza di questi ristagni d'acqua nelle proprie proprietà e, qualora queste raccolte d'acqua non possono essere eliminate per vari motivi, trattarle con degli appositi prodotti specifici contro le zanzare. Quindi se i cittadini fanno la loro parte, la lotta alle zanzare risulta molto più efficace. Sì, allora per proteggersi dalle punture delle zanzare sappiamo ci sono dei prodotti in commercio specifici che sono appunto i repellenti antinsetto, e che sono dei prodotti efficaci ed è il migliore rimedio, tra l'altro, per proteggersi dalle zanzare e quindi anche dalle malattie da loro trasmesse. Sono delle accortezze,
Di prodotti in commercio ce ne sono di molti tipi. La cosa importante è verificare che questi prodotti abbiano superato dei test di efficacia. Quindi il prodotto, diciamo, per essere effettivamente efficace, prima di tutto deve essere un prodotto che riporta la sigla presidio medico-chirurgico, ovvero appunto che è un prodotto, diciamo, medico fatto apposta per proteggere dalle punture delle zanzare. Quindi è importante che abbia questa sigla, che vuol dire che il prodotto è stato effettivamente testato contro le zanzare e funziona. Tutti gli altri prodotti che non hanno questa sigla e che quindi rientrano in altre categorie, diciamo, hanno dell'efficacia blanda o, diciamo, della durata molto breve. Quindi vi consiglio di diffidare da prodotti che non siano stati testati. L'altra cosa importante, quando si usano i repellenti, seguire sempre attentamente quello che è riportato in etichetta come modalità d'uso. Allora, entrambe, dice un po' anche il nome, servono per uccidere le zanzare. Soltanto che i larvicidi, appunto, come si può intuire, servono a combattere le larve delle zanzare. Quindi sono dei prodotti di varia natura, diciamo chimica o meccanica, che vanno aggiunti alle raccolte d'acqua dove appunto sono presenti le larve delle zanzare e eliminano, uccidono specificatamente le larve delle zanzare. Quindi hanno effetti spesso nulli o secondari verso altri organismi che non sono target. Gli erbiciti invece sono i prodotti che vengono spruzzati nell'ambiente, l'avrete visti, quelli che appunto vengono erogati come una sorta di vapori, spruzzati nell'ambiente per uccidere invece gli adulti delle zanzare. Questi, a differenza degli erbiciti, invece hanno un effetto abbattente contro tutti gli insetti presenti. Quindi non uccidono solo le zanzare, ma purtroppo uccidono anche insetti che potrebbero, anzi, che sono utili all'ambiente, come insetti impollinatori. E quindi, come dire, il loro uso è sempre sconsigliato oppure consigliato solo in situazioni come dire, estremamente particolari. Per esempio, lo usano le ditte nei loro interventi quando siamo di fronte a un'emergenza sanitaria, per cui come dire, è importante abbattere la popolazione delle zanzare in maniera rapida. Quindi quello che posso consigliare è di utilizzare sempre prodotti larvicidi che hanno un impatto ambientale basso e tra l'altro un'efficacia maggiore e più persistente nel tempo. Sì, allora, ci sono adesso dei progetti molto interessanti di citizen science, ovvero dell'intervento del cittadino al fianco degli scienziati, ma intervento in prima persona. Tra questi è stata sviluppata da qualche anno una app per telefono che si chiama appunto Mosquito Alert. Potete, appunto, è una app che potete scaricare sul vostro smartphone, che permette ai cittadini di fare una foto a quello che a voi sembra una zanzara, oppure a un focolaio larvale che vi ho descritto prima, o riportare la puntura di una zanzara. Quindi tramite questa app fate semplicemente una foto e inviate questo dato a come dire, questo gruppo di scienziati che si occuperà di fare il riconoscimento della zanzara o del focolaio larvale. In questo modo il cittadino contribuisce a raccogliere informazioni su quante zanzare ci sono nel territorio. Noi verificheremo a quale specie appartengono e quindi avremo, come dire, un aiuto in più al fianco degli scienziati, è molto importante. Quindi invito i cittadini ad utilizzare questa app gratuita che si chiama appunto Mosquito Alert.